L'Unione Europea ha accusato il governo polacco di attentare alla libertà dei media e del pluralismo. Questo perché con la nuova legge il ministro del Tesoro ha il potere di nominare e revocare i vertici delle aziende della televisione pubblica. E allora perché la Commissione non accusa anche il governo italiano? La Commissione forse non sa che il Premier Renzi si è attribuito il potere di nominare e scegliere il super amministratore delegato della RAI, inaugurando di fatto un sistema di televisione pubblico degno di un regime fascista. Forse la Commissione non sa che in Italia i partiti si scelgono i direttori di rete, i direttori dei telegiornali, i conduttori dei programmi televisivi, soprattutto quelli politici. E i giornalisti che non sono graditi vengono cacciati. Potrei fare tra gli altri l'esempio più clamoroso, quello di Enzo Biagi, cacciato con l'editto bulgaro. Colleghi, ora sapete tutto, non potete più tacere. Noi del Movimento 5 Stelle pretendiamo che la Commissione intervenga in Italia così come in Polonia. Ve lo ripeto, non potete più tacere. Monsieur Papadakis.